Un anno dopo il manifesto, sono orgogliosa che abbiamo molto lavorato sul tema dell'inclusione. Penso che per essere efficaci nel valorizzare il talento femminile sia importante attrarre sempre più talenti nelle aziende femminili, ma allo stesso tempo credo che sia ancora più importante far sì che la loro voce venga ascoltata e sia una parte decisiva del nostro modo di fare azienda. Quindi abbiamo annunciato di avere una politica orientata a non avere alcun pay gap tra uomini e donne. Quindi certifichiamo che le donne e gli uomini siano pagati allo stesso livello, a parità di ruolo e a parità di livello.